una serie di video dedicati al gambetto Benko, ma ha un aspetto particolare. Allora, premesso che io consiglio il gambetto Benko come repertorio di apertura sin da a livello di principiante. Sono innamorato del gambetto Benko, diciamo da quando vidi un ragazzino allenato da Giuseppe Rinaldi, un istruttore di Andria, giocare all'ultimo turno di un torneo per lui molto importante, ci teneva tantissimo a vincere, e Rinaldi lo guardava, e vidi che in una partita così importante, con mezzo punto in meno in classifica, il ragazzino giocava, uno di scuola media diciamo, ecco, giocava il gambetto Benko. A che chiesi a Rinaldi, che stava lì vicino, disse: ma scusa, tu gli hai insegnato? Sì, è l'apertura migliore per uno che era appunto non classificato o forse terza nazionale, perché adesso i ragazzini subito a 10-11 anni già sono terza nazionale. Bene, perché questo? Perché il gambetto Benko insegna a pensare in maniera corretta sin dall'inizio della propria carriera scacchistica, cioè insegna subito a non fermarsi a valutare l'importanza del singolo pedone, ma insegna a studiare i principi fondamentali degli scacchi, che sono quelli espressi dal grande maestro Berliner nel suo libro Il Sistema, e cioè sono attività, mobilità, controllo. Quindi pensare di meno al materiale. Però siamo onesti, quando io vado a dire a uno, per esempio a un non classificato, senti, gioca il gambetto Benko, quello mi dice: Madonna santa, devo giocare col nero e con un pedone in meno, ma poi dopo in finale perdo. Ed effettivamente, anche se uno gli vuole insegnare, non so, tutte le varie linee di apertura, o gli fa vedere partite commentate di medio gioco, per esempio anche sul mio sito, nella versione gratuita, c'è un database con partite commentate sul gambetto Benko, e anche un PDF di accompagnamento sui temi tipici di medio gioco. Però onestamente, anche sui libri, il tema del finale nel gambetto Benko, cioè come devo comportarmi quando entro in finale con un pedone in meno, bene, questo tema non è molto ben trattato, cioè nel senso che i libri dicono il finale è superiore per il gambetto Benko. Sì, è vero, effettivamente in realtà è un'eccezione, ecco, è l'unico gambetto in cui entrare in finale è vantaggioso per il giocatore con un pedone in meno. Però mi rendo conto che questa affermazione è grossa e deve essere spiegata. Ecco il significato di questi video. D'altra parte, voi pensate, se facessimo questa domanda, cioè se facessimo vedere un'apertura come questa, cioè facciamo le prime linee, le prime mosse del gambetto Benko, ecco, sto prendendo questa partita perché adesso la vedremo, B5. Ecco, se noi facessimo vedere questa apertura, questa mossa B5 a un giocatore degli anni 20, non so, al dottor Tarrasch, che cosa direbbe? Direbbe subito: cretino, hai perso un pedone. È chiaro, non avrebbe altra spiegazione. C'è un aneddoto molto simpatico. La partita Capablanca-Nimzowicz del 1914. Capablanca, che era un grandissimo precursore, un visionario degli scacchi, fece un sacrificio di pedone sulla colonna B. C'è proprio un sacrificio posizionale, cioè dette questo pedone a Nimzowicz per aprire la colonna A e B, poi vinse. Allora, bellissimi commenti. Nimzowicz scrisse: ho guadagnato un pedone e ho partita vinta. Poi arrivata alla fine scrive: non so come ho fatto a perdere. Bellissima. Ma ancora più bello il commento del dottor Max Euwe, campione del mondo negli anni 50, il quale, commentando la partita, disse: Capablanca fa una svista e perde un pedone, però poi riesce a vincere. Cioè non riuscivano a capire i giocatori della prima metà del secolo il significato di un sacrificio di pedone sulla colonna B, quindi una colonna diciamo laterale, non centrale, perché una cosa era il gambetto di re, il gambetto del centro, questi gambetti centrali erano ben conosciuti dai giocatori romantici, ma
i giocatori dei, appunto come Ninzovic, se uno legge Il mio sistema, quell'orribile libro, è chiaro che il gambetto Benco non lo potrà mai giocare. Quindi voi pensate i danni che fa la lettura del mio sistema a un principiante, perché gli toglie la possibilità di giocare aperture come il gambetto Benco, perché qui, abituato com'è a ragionare in termini di guadagno un tempo, perdo un tempo, guadagno un pedone, perdo un pedone, e invece il gambetto Benco è tutta un'altra cosa. E quando il gambetto Benco ha iniziato il primo esempio, mi sono preso questa partita Taimanov-Bronstein del mitico torneo dei candidati di Zurigo del 1953, perché è il primo esempio, se vogliamo, di altissimo livello in cui il gambetto Benco veniva giocato, e quindi possiamo già incominciare a vedere il primo esempio di finale. C per B5, continuiamo, ecco, già che stiamo questa partita. Vabbè, ovviamente non può mangiare il cavallo perché perde il pedone, quindi C per B5, G7, vabbè, sull'apertura io trascuro totalmente, perché ovviamente l'ordine delle mosse giocate da Bronstein, oggi come oggi, non si usa, è completamente tutto demolito. Qui per esempio il bianco adesso, oggi come oggi, giocherebbe A4, vabbè, lasciamo perdere, ecco, lasciamo perdere completamente il discorso dell'apertura, perché mi interessa il medio gioco, ma soprattutto il finale. Il setup del nero è molto semplice: cavallo BD7, donna 5, torre FB8. È un setup ripetitivo, sono mosse che si ripetono con frequenza, quindi è molto semplice da imparare, tra l'altro, il gambetto Benco. Questo è un altro grande vantaggio, ecco perché lo suggerisco. Lo suggerisco sin da livello di non classificato. Andiamo avanti, non voglio, ripeto, mettermi a discutere della teoria del medio gioco, ma vabbè, qui cambia pezzi, andiamo avanti, ecco, arriviamo alla ventesima mossa. Siamo andati parecchio avanti, va bene? Allora, che cosa è successo? Leggiamo innanzitutto il commento di Bronstein. Io l'ho fatto a copia e incolla direttamente da inglese, quindi adesso lo traduco. Il vantaggio in finale del nero è fondato sul fatto che la sua base pedonale in E7, quella che ho colorato di rosso, è più vicina alla casa, cioè è vicina alla casa di partenza, e quindi più facile da difendere. Mentre i pedoni bianchi, quello in C3 e quello in E4, cioè quelli che ho colorato di verde, rappresentano eccellenti target, obiettivi per le torri del nero. Se il pedone E4 avanza, allora il pedone D5 diventerà debole. Quindi, riassumendo, che cosa succede? Che in questo momento Bronstein, col nero, con un pedone netto di meno, va bene? Che cosa fa? Propone il cambio delle donne. E ci aggiunge anche il simbolo vantaggio del nero. Perché? Perché se adesso cambia le donne, ecco, già adesso il pedone A2 rappresenta un target fortissimo che casca molto molto velocemente. Allora il bianco, infatti, per esempio, ecco, torre 8 per A6, torre 2 è l'unica per difenderlo, cavallo C7 e poi seguita da cavallo B5 attaccando C3, oppure, siccome mette sotto pressione il pedone D5, alla forte spinta di rottura che vedremo ripetutamente durante questo video, con F5. Va bene, quindi diciamo, per adesso vediamo un po' di partite, perché man mano più vediamo partite sui finali del gambetto Benco, e più certe idee ci sembreranno poi arrivate alla fine molto semplici e logiche. Donna di 2, quindi il bianco preferisce conservare le regine per conservare le possibilità di attacco, minaccia donna K6 seguita da cavallo G5 e così via, però perde il pedone, torre per A2, donna per A2. Qua sarebbe stata una buona idea
diciamo, forse non cambiare le donne, ecco, il bianco gioca i 5, questa è la sua, è una spinta tematica nel gambetto bianco, ma questa buona idea sarebbe, diciamo, questa idea sarebbe buona se ci fossero le regine, ma una volta cambiate le regine, la questione non è così. Ecco qui, attacca il pedone 7, re F8. Benissimo, ecco un tema ricorrente nel gambetto bianco. Il re del nero è più attivo, perché può facilmente difendere il pedone E7, la base della catena pedonale. Viceversa, il re in G1, di solito, il re bianco, è passivo, non riesce a intervenire in difesa, perché, vabbè, adesso non c'è più il pedone in A2, ma non riesce ad andare velocemente sul lato di donna. Ovviamente questo discorso vale solo dopo il cambio delle donne, è chiaro, cioè se ci fosse in questo momento una donna bianca capace di dare donna K6 scacco, vabbè, allora è ovvio che la questione cambia. Quindi è il cambio delle donne quello che favorisce il nero, l'ingresso in finale, quindi paradossalmente è proprio l'ingresso in finale. Vediamo adesso il bianco, che Taimanov aveva giocato cavallo B3, però non, era meglio semplicemente RF1, cercare di avvicinare il re bianco, cavallo B3, C4, il vantaggio del nero sta diventando sempre più evidente, R1, RH2, adesso il bianco minaccia cavallo D7 scacco, cacciando il re nero, quindi il cavallo impedisce questa. Se osserviamo la posizione, nota, in pratica il bianco gioca il finale con un re in meno. Ecco, di solito noi diciamo c'è un pezzo in meno, c'è un pezzo in più. No, qui diciamo non è un pezzo in meno, qui è un re in meno. Solo che il re, noi sappiamo che in finale è il pezzo più attivo, diciamo. Di solito il re svolge una funzione. Qui il re bianco non svolge nessuna funzione. Cavallo E4, cerca di cambiare quel cavallo, ma attacca la torre, torre G5. Adesso c'ha pure la torre fuori gioco. Quindi ha torre fuori gioco, re passivo, pedoni deboli, C3, D5, F2, tre pedoni deboli. Insomma, è evidente che il finale è orribile. Torre A2, mette sotto pressione il pedone F2. Il bianco cerca di rimettere in gioco la torre, ma la pressione del nero è sempre intollerabile. Cavallo B6, ecco, minaccia il pedone D5, sposta il cavallo e cade il pedone. Purtroppo non può recuperarlo con torre per C4, perché segue torre per F2, scacco, re G7, cavallo G5, scacco, re per G2, scacco, dopo, insomma, è un problema, una serie di cambi con cui rimane tranquillamente con un pedone in più. Quindi dopo cavallo D5 ha giocato il bianco torre D4, cavallo B6, vabbè, possiamo fermarci qui. Il nero è rimasto lui adesso con un pedone in più. Quindi, diciamo, questo primo esempio ci ha insegnato che il finale del gambetto bianco è superiore al per il nero, a patto, insomma, quindi di cambiare le donne. Seconda partita, molto interessante, qui abbiamo partiamo da questa posizione in cui il nero ha un setup, diciamo, standard, e vediamo, incominciamo da qui. Il bianco adesso ha giocato alfiere per alfiere, donna per alfiere. Il cambio degli alfieri, campo chiaro, indebolisce tutte le case chiare, C4, D3, quindi favorisce il nero. Re G2, cavallo D3, attacca la torre, quindi torre 2. Sono partito da questa posizione, che non è ancora proprio finale, perché ne approfittiamo per vedere una tipica combinazione del gambetto bianco. Approfittiamo quindi anche per vedere qualcosa di medio gioco, e cioè questa, cavallo per B2. L'attacco su B2 è proprio tipico, cattura, cattura con la torre, cattura e ricattura con l'alfiere, recupera quindi la qualità e ha recuperato il pedone. Mangia, mangia, ecco qua. Quindi alla serie di, dopo questa serie forzata di cambi, in pratica il nero ha recuperato
il pedone. Donna C4, qui il bianco sbaglia perché propone il cambio, lui stesso propone il cambio delle donne, era meglio conservarle le donne, vabbè, comunque cambia le donne, ok, siamo entrati in questo finale. Questo è il primo finale importante del Gambetto Bianco che vi voglio far vedere, è un finale di torre, è molto tipico, praticamente capita molto spesso che quindi il bianco rimane col pedone a 2, libero, passato e lontano. Anche il nero ha un pedone libero, il pedone C, ma di solito, sui libri dei finali, si dice che il pedone passato è lontano, è più favorevole rispetto a un pedone passato centrale. Però nel gambetto benco, ecco, nel finale di torre, la questione è diversa, perché c'è una mossa molto importante che è importante da conoscere, da ricordare, e cioè torre a 3. Questa mossa di blocco, diciamo, lega tutti i pedoni del bianco, trasforma la torre del bianco in due pezzi passivi. Vediamo come ha giocato il bianco. F4. Questa mossa non è buona, non è buona perché ora questa forza, questa virulenza, la spinta di rottura F5 con cui attacca il pedone 4. Una volta spinto in F4, un pallone povero, il bianco non ha più la possibilità di giocare F3 rinforzando il pedone 4. Quindi F4 è, diciamo, una mossa debole nel gambetto bianco perché, diciamo, permette F5. Era meglio giocare H4, ecco ad esempio, una mossa tipo H4. Quindi F4, il nero gioca, ha giocato adesso H5, sì, questa è una, questa è difficile da spiegare questa mossa, questa è la tipica mossa del maestro, è la tipica mossa alla Capablanca. Capablanca nei finali di torre giocava così, cioè lui diceva giustamente che i pedoni laterali, quella della colonna A o B, diciamo i pedoni delle colonne marginali sul bordo della scacchiera, sono i più facili da attaccare, quindi era meglio spingerli. Quindi una mossa come H5, oppure H4 per il bianco, oppure A5 o A4 per il bianco, è da farsi, diciamo così, a occhi chiusi, diceva Capablanca. Cioè è una mossa standard, profilattica, non so come definirla, è una mossa tipica nei finali, per togliersi una eventuale debolezza del pedone in H7. H4, stesso significato della mossa del bianco. Ok, re F8, difende il pedone 7. In pratica, come nella partita precedente, abbiamo il re nero che è più attivo del re del bianco. Il re bianco, a parte il fatto che adesso è legato alla debolezza del pedone in G3, ma anche se volesse arrivare al pedone A4 dovrebbe fare un lungo cammino. Ma comunque per il momento non può assolutamente muoversi perché è legato a questa difesa. Re F2, F5, ecco questa è la tipica breakthrough, la tipica spinta di rottura del gambetto bianco con cui indebolisce il pedone D5. Toglie quindi il pedone 4, il supporto al pedone di 5. Il bianco decide giustamente di spingere, mangia, mangia, e però il pedone di 5 è rimasto debole, e quindi torre di 3. E cade il pedone. Certo, in cambio, il pedone A2 è libero di muoversi. Ah, bravo, torre per di 5, A5, spinge ancora, re F7. A6, si spinge ancora. Oh, mica male, andiamolo a fermare. Torre D8, re F3, re E6. Osserva la differenza, nuovamente, vedi come quel re nero è attivo. Questa è la differenza fondamentale nel finale del gambetto bianco. Il re nero è di solito più attivo del re bianco. Re F4, anche il re bianco prova, poverino, anche lui vuole partecipare, vuole attivarsi, ma finisce subito in una rete di matto. Scacco, accidenti, minaccia non solo il re, ma minaccia di fare torre A4 e si frega quel pedone A6 e così toglie ogni problema. Il bianco, tranquillo, re G5, vai.
qui il nero sbaglia perché fa scacco e poi vince dopo varie mosse. Invece, semplicissimo, re F7 e la minaccia di scacco matto era diciamo pericolosissima. Io direi di fermarci qui, non stiamo a guardare tutto il resto del finale, perché quello che abbiamo imparato è sufficiente, e cioè due principi fondamentali. Abbiamo visto la mossa tematica, dunque torre A3, questa è la mossa più importante, questa mossa di blocco che dobbiamo ricordarci, e poi abbiamo imparato la spinta di rottura, F5. Queste due idee ci devono rimanere in testa. La terza idea è quella che ho evidenziato più volte, cioè che il re nero è più attivo del re bianco. Quindi re attivo, la spinta di rottura in F5 e torre A3 come mossa standard di blocco. Bene, tre idee. Vediamo un altro finale. Ah, qua abbiamo Shereshevsky, grandissimo esperto di finali, uno che ha scritto vari libri sui finali, quindi tipo Mastering the Endgames in due volumi, due bei libri veramente. Bene, che cos'è questo? È stesso finale, stessa struttura pedonale della partita precedente, però qui abbiamo, invece delle due torri, abbiamo le due donne. Perfetto, quindi possiamo vedere che cosa cambia usando le donne. Ora io lo so, i finali di donna di solito al gioco corretto finiscono sempre patti, siamo onesti tra di noi, però nella pratica del torneo vi assicuro che è più facile giocare questo finale col nero che col bianco. Vediamo, adesso tocca al bianco in questo momento e ha giocato donna C4, non è la migliore, è la meglio dare scacco, vabbè, comunque donna C4 ci permette di mostrare come Shereshevsky tratta il finale del Benko, e cioè donna A3, la stessa mossa che abbiamo visto nel finale di torre precedente, quindi la stessa tecnica. In questa casa di blocco, quindi molto importante, tiene legati i pedoni bianchi. Il bianco ha giocato H3, lo so cosa state pensando, scusa, perché non ha provato subito a sbloccare donna B3? È perché per me è che dopo il cambio, adesso quel pedone a B3 non è più passato, è rimasto sempre isolato e quindi debole, quindi ha solo peggiorato la sua posizione. Calcoliamo, guardiamo un attimo così che cosa poteva proseguire, come poteva proseguire il finale. F5, la solita spinta di rottura, mangio, F4 per impedire la manovra del re, F6, F3, H6, R3, E6, spinta di rottura, mangio, e il nero si è fatto un pedone libero molto pericoloso. Quindi, non poteva sbloccare, non poteva cambiare le donne in quella maniera, quindi ha giocato H3. Shereshevsky, niente, mossa standard, come abbiamo già imparato, alla capa blanca, H5. Punto, giusto per non lasciare il pedone H7 arretrato. H4, stesso significato della mossa del bianco, non lascia quel pedone H3 arretrato. Re F6, vedi il re come attivo. Il nero quindi ha l'iniziativa. Re F1, donna F3, bella questa mossa. Semplicemente minaccia re E5, donna per E4, vuole catturare il pedone in E4. Però ha sbloccato il pedone, quindi A4. Sembra, diciamo, naturale, no? Logico. Però non è così semplice. Perché? Scacco, re G2, donna D2. Ecco qui, il nero blocca sia l'avanzata e minaccia anche donna B4, di andare nella casa B4. F1, re 5, eccolo, il re si è avvicinato pericolosamente, guardate com'è attivo quel re, scacco, beh certo, lo caccia indietro, però lascia nuove debolezze, adesso il pedone in G3, F6, donne 2, vorrebbe cambiare a questo punto le regine per sfruttare il pedone passato lontano, e no, adesso momento, attacca il pedone, lo difende. L'idea di avanzare il pedone mettendo
la regina dietro, purtroppo è sbagliata. Segue scacco, comunque anche C4 subito è buona. E ora scacco, cioè prima si mangia un po' di pedoni, ecco, scacco, mangia un po' di pedoni, e poi avanza il suo pedone, va regina, tanto la regina nera controlla l'avanzata del pedone A e il pedone C prosegue per andare a regina. Ovviamente cambiare tutti i pezzi, adesso il finale di pedoni è straperso per il bianco. Va bene, quindi torniamo dove stavamo, donna C3 aveva attaccato il pedone, re G2, donna B4, ecco, quella casa è focale perché controlla tutto. Il bianco cosa ha fatto? Scacco? Qualche debole tentativo, però lascia debole D5, mangia, D5 sta debole, donna A2, vuole di nuovo spingere quel pedone, praticamente i due pedoni adesso avanzano entrambi, scacco, la casetta, tutti e due i pedoni in settima, mangia, promuove prima uno, cambia, promuove pure l'altro. Bene, siamo entrati in questo finale in cui è evidente il vantaggio del nero, perché è rimasto con un pedone libero, avanzato e ha vinto. Non vediamo il resto, ma anche perché in realtà la partita poi fu aggiornata e il bianco abbandonò senza riprendere il gioco, quindi non è che possiamo vedere molte mosse, possiamo vedere solo il momento dell'aggiornamento, questo qui, in questa posizione è stata aggiornata, vabbè, ma diciamo il bianco ha abbandonato senza riprendere. Quindi in questa partita che cosa abbiamo imparato? Niente, molto semplicemente che l'idea di torre a 3 di quel blocco è uguale sia nel finale di torre semplice sia nel finale di donna. Adesso andiamo a vedere un altro finale in cui invece abbiamo un esempio di finale con più pezzi. E qui però abbiamo Mr. Benko in persona che gioca col nero. Oh, vediamo come gioca Benko in persona. Come sta Benko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Ok, c'è il pedone in meno. Sì, però che cosa pensa Benko? Pensa una cosa semplicissima. Voglio cambiare i pezzi, entrare in finale, perché il finale lo vinco. Quindi, vedete come la logica del giocatore di Gambetto Benko è profondamente diversa e moderna. Questa è una partita del 1971. Torre B4. Vedi? Nonostante il pedone in meno, Pal Benko forza il cambio delle donne. Perché attacca il cavallo C4. Se ne deve andare quel cavallo, eh? Il bianco ha giocato cavallo B6, è praticamente forzata. Se fa cavallo E3, ad esempio, segue tutta una serie di cambi, cavallo B5 minaccia la torre, torna indietro, cambia, torre per E4, recupera il pedone, i pezzi sospesi, sta malissimo il bianco. Quindi non può fare niente, allora quindi dopo torre B4 il bianco ha giocato cavallo B6, così c'è stata una serie di cambi, prima le regine, poi il cavallo, poi la torre, il cavallo, ops, il cavallo, dice, ok, poi la torre e poi ha ripreso il pedone. Benissimo, quindi dopo una serie di cambi il nero ha recuperato il pedone. Come sta il nero? Meglio, vi assicuro, il finale è superiore. Adesso il bianco ha tolto quell'alfile di mezzo, ha cercato di ritornare attivamente con re, F5, ok, la solita spinta di rottura, di nuovo questa idea, mangia, c'è il pedone di 5 debole, perde il pedone di 5, io direi che ci possiamo fermare qui. In pratica eravamo entrati poche mosse fa in medio gioco con un pedone in meno. Dopo una serie di cambi il nero si ritrova con un pedone di più addirittura.
poi Benko ha vinto dopo lunga battaglia, guardiamo solo la, cioè dopo lunga battaglia, dopo una ventina di mosse, vabbè, guardiamo solo la posizione finale, ecco qui il pedone D2, vedete addirittura è arrivato a, a donna, vabbè, ma diciamo che possiamo fermarci qui e io direi anche che ci possiamo fermare qui anche come video, perché proseguiamo nel prossimo video, insomma abbiamo, è stato sufficiente questa prima introduzione al finale del Gambetto Bank.